Ray si scrive con la I, cazzo! Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta. Dal Locuto Sokeken ebbe origine, oltre al Locuto Shinken e al Gentoku Ken, un'altra arte marziale destinata ad essere l'opposto dell'Octo Shinken, e cioè il Nanto Seiken. Tra il 184 e il 189, Chen Bu, maestro di Shuken, mise a punto un nuovo stile nel caso che Shuken fallisse nella creazione del Locuto Shinken, diventando anche il maestro segreto dei generali dell'esercito imperiale. Questo è il secondo stile a nascere dal Locuto Sokeken e prende il nome da un gruppo di 6 stelle facenti parte della costellazione del Sagittario, chiamate il Mestolo del Sud, cioè Nanto, in giapponese, che sono in contrapposizione col mestolo del nord, ovvero Hokuto. Ma perché il Nanto Seiken è considerato l'opposto dell'Hokuto Shinken? Vediamo le differenze. Hokuto è una scuola segreta che viene trasmessa solo in famiglia e le tecniche si basano sulla distruzione del corpo dall'interno. Per quanto riguarda Nanto, è tutta un'altra storia. Questa scuola non è per niente segreta, in quanto si ramifica in 108 stili differenti e viene insegnata a chiunque. Solo in un caso la tecnica viene trasmessa in famiglia, ma questo lo vedremo più avanti. La differenza più evidente sta nell'esecuzione delle tecniche. Il loro principio, infatti, è quello di distruggere l'avversario dall'esterno, con tecniche di taglio o perforazione praticate dalle mani, dai piedi, con onde d'urto, manipolazione del vuoto. E, a seconda dello stile, c'è anche l'utilizzo di alcune armi, cosa che non è consentita in Hokuto. Tra i guerrieri più forti di Nanto sono scelti i 6 generali delle forze militari imperiali, chiamati Nanto Rokuseiken, che padroneggiano i 6 stili principali, guidano le altre fazioni e un tempo avevano il compito di proteggere i 6 cancelli della residenza dell'imperatore. Fatta eccezione per uno stile, che evidentemente se la doveva menare fortissimo, per divenire legittimi successori, era necessario recarsi nel luogo d'origine di Nanto e ricevere un sigillo di riconoscimento da parte di una sacra autorità della scuola. I Nanto Rokuseiken sono associati alle 6 stelle del Mestolo del Sud e il destino di questi guerrieri è deciso dalla stella alla quale sono sottoposti. E partiamo di listone. La stella del sacrificio guida il maestro della tecnica dell'aquila solitaria di Nanto, stile che concentra la potenza dei colpi in attacchi perforanti e squarcianti. Di questa fazione fanno parte anche il pugno del falco pellegrino di Nanto, che possiede una tecnica in grado di tagliare gli avversari a distanza. La forza di questi guerrieri risiede principalmente nelle braccia. E la tecnica silenziosa di Nanto, che permette di rendersi impercettibile al buio e puoi utilizzare anche delle armi. In poche parole, sei un ninja. Nell'anime esistono altre tecniche di Nanto che fanno parte di questa fazione, ma sono palesemente fake, poiché non hanno nulla a che fare col Nanto, ma usano questo nome solo per darsi un tono e per indicare che sono al servizio di uno di questi maestri. La fazione capeggiata dal maestro dell'uccello d'acqua di Nanto, il cigno per intenderci, è guidata dalla stella della giustizia. I colpi di questo stile sono basati su attacchi acrobatici, rapidi ed eleganti. Al suo seguito c'è il pugno della rondine volante, stile rapidissimo basato su colpi portati ad alta velocità in aria ed è usato in coppia. Faccio un piccolo mea culpa, questo stile avrei dovuto metterlo nelle origini dell'Hokuto Shinken, ma recupero dicendo che dal Nanto Seiken di questa fazione arriva Amiba, un allievo che si è studiato una versione tutta sua dell'Hokuto chiamandola nel manga originale Amiba Ryu Octo Shinken, mentre nel Gaiden dedicato a Rao viene rinominato come Hokuda Shinken. Amiba apprende le basi dell'Hokuto da Jagi, prosegue come autodidatta e, utilizzando cavie umane, scopre nuovi punti di pressione. Infine, completa il tutto fondendo tecniche di Hokuto con tecniche di Nanto. Arriviamo alla Stella Incantatrice, o anche conosciuta come Stella della Bellezza o Stella del Tradimento. Pochi nomi questa stella, è un po' indecisa evidentemente, che guida la fazione della Gru Rossa di Nanto. Questo
Questo è uno stile fondamentalmente statico che permette di generare taglienti onde di vuoto. In questa fazione troviamo la tecnica dell'uccello Jian di Nanto. Il Jian è un uccello mitologico cinese che ha un occhio solo e un'ala. Comunque è una tecnica che alterna attacchi aerei con attacchi terrestri. E poi la tecnica del pavone di Nanto, che vanta di essere il più elegante e letale dei 108 stili. Però non so cosa fa, quindi mi fiderò sulla base di quello che dice, che è in linea col suo nome. Per la stella della benevolenza abbiamo come capofazione il maestro dell'airone bianco di Nanto, che si basa su colpi portati principalmente con le gambe e possiede anche una notevole agilità. Questo stile mi ricorda a tratti la capoeira, probabilmente si sono ispirati a questo mentre lo facevano. Molto simile alla tecnica dell'airone bianco c'è il pugno del martin pescatore. Anche questo basa la sua forza principalmente sull'uso delle gambe per portare colpi rapidi e precisi. È uno stile potente e flessibile, nel quale è integrato sia il combattimento ravvicinato che da distanza. Infine, per questa fazione abbiamo il pugno del gabbiano volante, tecnica anche questa estremamente acrobatica, deve essere una costante del Nanto Seiken, che si basa su attacchi e difese aeree di notevole velocità, molto efficace sia in difesa che in attacco. Ed eccoci arrivati allo stile che se la mena tantissimo, anche perché è guidato dalla stella del comando, la tecnica della Fenice cinese di Nanto. Si dice che sia la tecnica più potente del Nanto Seiken, ed è l'unico stile, per quel che ne sappiamo, che viene tramandato in famiglia, con l'unico piccolo particolare che il successore deve uccidere in combattimento il proprio mentore. Dettagli proprio. Questo stile non possiede posizioni di guardia, gli attacchi sono veloci e potenti e, come per Okuto, i colpi hanno un effetto ritardato. Di questa fazione fanno parte la tecnica della doppia lama di Nanto, stile praticato in coppia basato sull'utilizzo di coltelli da lancio, che i due guerrieri si scambiano reciprocamente intrappolando in mezzo l'avversario, mentre si avvicinano per il colpo di grazia. Mi sembra tutto un po' troppo elaborato e complesso. Però va bene. Un altro stile di coppia, che però non so di quale fazione faccia parte, è la tecnica dei falchi gemelli di Nanto, che si basa su attacchi acrobatici portati in combinazione contro un unico avversario. Un po' sleale come cosa, Però fa niente. Siamo arrivati alla stella dell'amore materno, che guida il destino dell'ultimo condottiero di Nanto, che però non ha uno stile di combattimento suo. La sua abilità sta nel riuscire a far breccia nell'animo umano e ad ammansire anche il peggiore dei conquistatori. E io sta cosa la vorrei vedere in mezzo a una battaglia, l'utilità. Al suo servizio ci sono i 5 astri in cerchio chiamati i Nanto Gosha 6, guerrieri legati alle 5 stelle del carro, in astronomia identificate come l'auriga o il cocchiere. I 5 astri hanno il compito di proteggere l'ultimo condottiero. Ecco, certo, per forza, perché se no come fai a professare l'amore in mezzo alla battaglia, quelli ti ammazzano ancora prima di parlare. E ognuno rappresenta un elemento naturale. Partiamo dalla tecnica del vento lacerante dei 5 astri, in grado di generare potenti vuoti d'aria, capaci di tagliare pure l'acciaio. Poi abbiamo la tecnica della fiamma dell'ira dei 5 astri, che con l'utilizzo del fosforo genera potenti fiamme che accompagnano gli attacchi, incendiando gli avversari mentre vengono fatti a pezzi. Poi abbiamo lo stile personale delle nuvole, che ricorda molto il concetto del Jeet Kune Do. Come dice il nome stesso, questo stile non ha niente di definito. È tutto improvvisato, quindi è imprevedibile, ed è basato tutto sull'attacco. Probabilmente è stato sviluppato dopo aver appreso le basi del Nanto Seiken, e dopo un certo periodo l'allievo sviluppa da sé il suo stile personale e unico. Grosso punto debole sta nel fatto che è privo di difesa. Il colpo dell'onda delle 5 forze di Nanto lo troviamo solo nell'anime, e come tecnica si basa sull'ingigantimento del corpo del praticante, e ci viene detto che colpo dell'onda delle 5 forze Nanto inizia con una posa flessuosa e mutabile e si sviluppa in un colpo dalla forza incredibile, proprio come le alte onde che si infrangono tra le rocce. È un colpo mortale. Poi abbiamo un altro stile personale basato sulla forza bruta e mischiato con tecniche di Nanto, che non ha un nome preciso. Ci si può riferire adesso come la tecnica dell'orco. E dove vivono gli orchi? Nelle montagne. E quindi questa è la tecnica usata dal guerriero della montagna.
fila liscio. Concludiamo con la stella di Nanto dimenticata, che non so nulla di questa tecnica proprio perché è stata dimenticata. So solo che chi la pratica si chiama Garuda dalle ali d'oro e quasi sicuramente è morto nel suo spin-off. Conclusioni finali. A me il Nanto Seiken piace. Nonostante nella realtà io detesti quando ci sono mille diramazioni tutte uguali con nomi diversi di un unico stile, qui mi piace. Diversi stili, molto variegati, tutti con nomi diversi e molto spettacolari. Qui gli autori hanno messo molta enfasi nel mettere in stretta relazione Nanto e Hokuto, che sono opposte e complementari, come lo Yin e lo Yang, palese il riferimento, poiché sono legate da un destino comune e solo con la collaborazione tra queste due scuole potrà esserci la pace. E con questa nota finale vi saluto. Grazie per aver guardato, sentitevi liberi di commentare e ci vediamo alla prossima!